edizione del mercatino di primavera qui a Bairo, una soddisfazione, una bella giornata, tanta bella gente. Sì, allora innanzitutto ringraziamo il sole che almeno oggi ci ha graziato, quindi già quello ha fatto la giornata il mercatino. La prima edizione, siamo molto soddisfatti, ci sono tanti espositori, qualcuno nuovo, qualcuna nostra vecchia conoscenza, comunque ci sono più di 60 banchetti, quindi sono molto soddisfatti anche perché ci sono molte manifestazioni in giro, quindi diciamo che siamo grati di come sembra essere venuto questo mercatino. Sì, a parte tante manifestazioni in giro, poi essendo la prima edizione, esatto, è una novità, per sì, cui piano piano crescerà ancora di più. La prima edizione è sempre un terno al lotto, quindi può andare benissimo, come più o meno. Noi avevamo deciso di lanciarci, provare, visto che, come ha già detto forse il mio vice nell'intervista, quello il mercatino di novembre è arrivato oramai alla 24esima edizione, oramai è una passeggiata, tra virgolette, è navigato, e quindi ho detto perché non provare qualcosa di nuovo, visto che molti ci chiedevano di provare a farlo, abbiamo deciso di soddisfare le richieste, ecco. Espositori, e poi ci sono anche artigiani che fanno vedere come lavorano il legno, sì, piuttosto che sì, il ferro. Ci sono tre artigiani che con il tornio fanno vedere le lavorazioni del legno, abbiamo anche i modellisti di venaria che all'interno della palestra presentano modellini di vario genere, erano già stati con noi qualche anno fa, quindi sono la nostra vecchia conoscenza, ecco. E poi vabbè, tante altre cose nel pomeriggio, come sempre c'è il battesimo del pony con la scuderia Piasenti di Bairo. Quest'anno non abbiamo gli alpaca, ma abbiamo introdotto i rapaci, quindi con l'associazione Iera Matra, e porteranno due esemplari, faranno vedere, insomma, non lo so esattamente cosa aspettarmi perché è una novità, quindi lo scopriremo tutti insieme oggi pomeriggio però. Quindi proloco soddisfatta? Proloco soddisfatta, come sempre, assolutamente sì, molto soddisfatti. E posso dire una cosa, come sempre, anche se magari non lo dico mai, ringrazio il gruppo Proloco, perché noi siamo una Proloco piccolina, però la voglia di fare è tanta e sono tutti non fantastici, di più, già solo per il fatto che supportino me come presidente. Quindi li ringrazio tutti, siamo una Proloco simpatica, se volete, non sapete cosa fare, noi vi aspettiamo.